Benvenuto, benvenuta sia le persone che ci stanno seguendo in diretta da YouTube, Facebook, Twitch e chissà da quale altra piattaforma e ovviamente anche le persone invece che ci vedranno in differita sempre su uno di questi canali. Oggi parleremo di un processo di cambiamento, di trasformazione da dipendente a imprenditore e quindi vedremo attraverso il racconto di Gabriele Costanzo, che è la persona che stiamo per intervistare, quali sono stati i passaggi che gli hanno permesso di fare questo cambiamento così importante. Non c'è da nascondersi dietro il fatto che tante persone ambiscano a diventare imprenditori, perché anche a livello sociale è un qualcosa che ha un certo tipo di prestigio e diciamo che da un punto di vista tecnico, ovviamente avere una propria attività ti può permettere più facilmente di determinare il tuo futuro, quindi quelle che sono le cose che puoi riuscire a realizzare. Però poi tra il voler diventare imprenditore e riuscirci davvero, chiaramente ce ne passa. E quindi chiediamo al nostro Gabriele quali sono stati i passaggi chiave per riuscire in questa piccola grande impresa. Ciao Gabriele. Eccoci, ciao, ciao Eli, grazie, grazie per avermi ospitato. Solitamente ero io che facevo le interviste, sono contento di essere qui a poter raccontare qualcosa, diciamo, dai, del mio percorso. Bene. Allora, Gabri, alcuni ovviamente che ci stanno guardando e che ci guarderanno ti conoscono già, magari come trainer di Mixology Academy, o qualcuno potrebbe essere venuto ad uno dei tuoi eventi o essere un cliente fisso di Triplo, e tante altre persone, però, ovviamente non sanno molto o nulla di te, e sono certo che tantissimi non conoscono il tuo passato remoto, chiamiamolo così, tant'è che anch'io l'ho scoperto relativamente poco tempo fa. E quindi dai, concentriamoci su quella parte lì, cioè sul Gabri che a un certo punto, finita la scuola, immagino, prende e va a lavorare in fabbrica. Sì, ho fatto diciamo un po' il percorso che poi avendo a che fare con tanti ragazzi è quello tra virgolette naturale, no? Oppure che ci dicono che sia naturale, ovvero finisci la scuola e hai due scelte, o vai all'università o devi trovarti un lavoro, non è che c'hai tante altre possibilità, nessuno ti chiede cosa ti piace fare, cosa vorresti fare, c'hai queste due possibilità. O vai all'università oppure devi trovare lavoro perché è importante, visto che la crisi, il contratto indeterminato e tutta una serie di concetti che ormai vuoi la società, vuoi un po' una mentalità semmai sbagliata o comunque con un'analisi non troppo a 360 gradi ci impone, no? Quindi è questo. Questo è quello che ci dicono e io ovviamente ho seguito quello che ci dicono come tanti ragazzi e quindi ho scelto l'università, ci ho provato, ho mollato dopo pochissimo perché delle materie che mi interessavano si faceva tanta roba, poco di quello che mi piaceva realmente e quindi ho mollato quasi subito e ho iniziato, ho detto vado a lavorare. E che facoltà avevi scelto per curiosità all'inizio? Io avevo scelto la facoltà, era una facoltà sempre legata alle scienze naturali, e quindi era geologia, scienze naturali, chimica, fisica, era un po' il continuo della scuola superiore che avevo fatto, che era un tecnico scientifico, però poi dopo mi sono dovuto scontrare con la realtà dei fatti che era ben diversa. Altra cosa, non è che andavo molto, molto in accordo con i professori e quindi infatti i miei genitori mi hanno passate delle belle e quindi ho deciso poi di passare a lavorare, di andare a lavorare quasi subito a 18 anni e ovviamente lavoro, uscito dalle scuole, prendi quello che c'è tramite le varie agenzie che ti buttano di qua e di là e io ho fatto così, infatti sono finito poi a fare prima il magazziniere e poi dopo lavorare, diciamo, in metalmeccanica. Ok, senti, piccola parentesi, quando hai cominciato poi l'università, avevi magari già un'idea di quello che avresti potuto fare dopo o semplicemente hai guadagnato tempo, tra virgolette, facendo una delle due scelte, ovvero lavoro o studio? Cioè, avevi in Allora, testa cosa avresti potuto fare dopo aver seguito quella facoltà?
No, nel senso che io più o meno avevo un'idea, poi era, non sono mai riuscito a capire se era utopica o reale, anche perché nessuno mi ha indirizzato, cioè non c'è stato mai nessuno che mi ha consigliato, aiutato nel percorso, no? Una sorta di guida. E quindi poi io ho detto, cosa faccio? Due possibilità, le provo tutte e due per non sbagliare. Quindi ho fatto sia l'università e sia poi dopo sono andato, ho provato il lavoro. Bene, e quindi il tuo primo lavoro è stato proprio da magazziniere. Io Come? ho iniziato come magazziniere e ho iniziato a fare un lavoro e ogni giorno andando a lavorare con la domanda del perché sto facendo questa cosa e soprattutto. Cioè, non voglio arrivare come, senza ovviamente nulla togliere a lavoro come magazziniere o lavorare in fabbrica, però io ero circondato di persone ovviamente molto più grandi di me, io avevo 18 anni, 19 anni e ecco, non le vedevo bene, nel senso andavano a lavoro, si lamentavano, problemi di qua, problemi di là, problemi economici, problemi con il datore di lavoro. Comunque non era sicuramente la vita che ambivo a fare e io poi c'ho un'enorme paura, io ho un po' la paura dell'età, degli anni, no, che passano. E questa cosa qui, io, cioè, lì l'ho vissuta veramente forte perché vedevo persone intorno a me che avevano 40-50 anni che rimpiangevano di non aver fatto, di non aver detto, di non aversi mai provato a fare qualcos'altro. E questa cosa qui mi ha abbattuto tanto all'inizio, mi ha stimolato tantissimo poi anche a provare a fare qualcosa di diverso rispetto a quello che ti dicono, perché è così, perché era un continuo di tieniti il lavoro perché qui c'è il contratto, tieniti questo perché se no metti che non lo trovi, c'è poco lavoro. E le possibilità sono poche, ti hanno fatto il contratto subito, è oro, quindi non cambiare e quindi no, non è facile, non è facile. Immagino. Senti, questa tua prima esperienza da magazziniere quanto è durata? Allora, come magazziniere ho fatto circa 7 mesi e poi ho cambiato e ho lavorato poi dopo in metalmeccanica. Quindi sempre fabbrica, lavoravo visto che nelle mie parti la ditta, le ditte di tessuti, no, sono abbastanza diffuse, ho lavorato in metalmeccanica, ma nell'ambito tessile. E ho lavorato per circa 3 anni, Wow. due anni e mezzo, mi sembra, sì, in questa ditta dove c'erano anche i turni, quindi era turno mattina, sera. Ed era abbastanza tosta e la situazione diciamo che no, non era cambiata, i colleghi erano sempre con un'aria positiva in corpo e quello era, ecco, il lavoro è sì, dopo i primi mesi diciamo che prendi un attimo confidenza e quindi poi scende anche quella curiosità, quella voglia di dire oggi se mai provo a capire e a cercare di provare una cosa nuova, dopo poco il lavoro è quello. Quindi finiscono anche gli stimoli abbastanza velocemente. Certo. Senti, il passaggio dal primo lavoro da magazziniere, che immagino non sia stato proprio entusiasmante, a quest'altro lavoro che magari era un filino meglio, a cosa è stato dovuto? Un'offerta, un qualcosa che hai trovato che pagava magari meglio, condizioni migliori o ti sembrava un pochino più divertente? Sì, è sempre. Era sempre nel domandarsi, mo cosa faccio? Provo a fare qualcos'altro. Quindi io ero proprio nel buio più totale. E quindi ho provato semplicemente a cambiare lavoro, provando a vedere se potevano cambiare un po' le cose. Poi ho capito solo dopo che comunque l'ambiente è quello lì, nel senso. Il lavoro è quello, che sia magazziniere, che sia metalmeccanica, comunque nella fabbrica in generale gli stimoli sono pochi, nulli, e si va a lavorare per portare a casa lo stipendio mensile, però si va a lavorare dal lunedì al venerdì aspettando il venerdì, cioè che era una cosa a me mi logorava dentro, andare il lunedì e dire
speriamo che quando arriva venerdì, quando arriva il weekend e poi dopo la domenica era di nuovo tutto un ciclo così infinito che si ripeteva. Assolutamente. E senti, a livello pratico, proprio tecnico, cos'è che dovevi fare in magazzino? Perché immagino che questo video potrebbero vederlo in futuro anche persone che magari si stanno chiedendo, ma stavo pensando di andare a lavorare in fabbrica, però giustamente non hanno idea di quello che li aspetta. Riesci a darci una fotografia un po' della tua giornata? Beh, era allora, lavoro da magazziniere e non era sicuramente dei più entusiasmanti. Ecco, il mio compito era quello di prendere i pacchi che arrivavano e sistemarli negli scaffali, quindi avevo i pacchi erano numerati, io semplicemente li portavo da un punto A a un punto B e facevo quello tutto il giorno, tutti i giorni. Quindi da lì poi sono passato in metalmeccanica, che non era molto diverso, ecco, c'era sicuramente qualcosina da fare in più, ma il mio compito era guardare, nel vero senso della parola, guardare un macchinario che funzionasse nel modo corretto. Quindi se funzionava in modo corretto, tu passavi la giornata a guardarlo, se si rompeva qualcosina, sì, c'era qualcosa da aggiustare, ovviamente non ero un meccanico, erano cose relativamente molto semplici, e lì andavi a mettere le mani e a provare a cambiare qualcosina. Quindi era semplicemente un controllo periodico, 8 ore tutti i giorni, di questo macchinario, per due anni e mezzo. Nonostante il caldo, ho i brividi. Posso immaginare però che a qualcuno magari il fatto di ripetere sempre la stessa cosa, appunto in maniera meccanica, oppure stare lì a fissare un oggetto che fa il suo lavoro, magari è poco impegnativo, è poco stressante, chissà. Non stiamo qui per... Poco impegnativo, sì, stressante è molto stressante. Senti, e quindi a un certo punto, finiti questi circa 3 anni, a un certo punto il bambino che in te dice, oh, che hai deciso? Sì, diciamo che ho preso nel tempo coraggio per riuscire a combattere o comunque a provare a dire la mia in questo contesto del il lavoro è fondamentale, e quindi non esiste che tu decidi di lasciare il lavoro, abbandonare tutto, un contratto, quindi una situazione stabile per fare quello che ti pare. Quindi ho avuto fortunatamente un mio amico che mi ha aiutato tanto in questo, e mi ha aiutato tanto a cercare di uscire da questa comfort zone del mio paesino, del lavoro in fabbrica, e quindi di questa routine che a me mi stava uccidendo, e quindi ho deciso di partire, e quindi di prendo un biglietto di sola andata per il Sud America e me ne vado, e letteralmente scappo, cioè nel senso scappo da tutte le voci, dalla mia famiglia, dai miei amici, da un po' tutta la situazione. Quindi lascio il lavoro e decido di partire per il Sud America per cercare di trovare un attimo una quadra mentale, o comunque non volevo più sentire nessuno, e ho detto come va, in quel periodo lì ero veramente, ho detto vado, come va, non mi interessa niente, l'importante è che riesco a staccare, a far terminare in qualche modo questa routine micidiale che non volevo più che andasse avanti. Ecco, hai citato gli amici, immagino che alcuni, se non tutti, i tuoi amici facessero qualcosa di simile al tuo lavoro, cioè che vivessero più o meno la stessa realtà. Sì, più o meno è un contesto, diciamo che, ecco, io poi ovviamente andando avanti e facendo anche formazione con tanti ragazzi mi sono reso conto di quanto poi dopo dici, non è la parte più difficile è proprio quella, cioè dire, riuscire a staccarsi dagli amici, dalla famiglia, riuscire a vincere quella cosa. Io non credo che nessuno ambisca a lavorare in fabbrica, no? Cioè, da ragazzino, chi vuole andare sulla luna, chi vuole salvare le persone facendo il pompiere, chi l'astronauta, il calciatore, così, e poi dopo finisci in fabbrica, ecco. Io non credo ci sia nessuno che ambisca a lavorare in fabbrica. Credo solo che ci siano molte persone impaurite, e che non abbiano una guida, no? Nel dirgli guarda, fallo perché non succede nulla, anzi ti potrebbe migliorare la vita. E i miei amici
io c'ho degli amici con cui sono estremamente legato da un sacco di anni, però sì, non, sicuramente in quel momento non erano per me la cosa che mi poteva fare meglio, ecco, sia tutta la situazione del mio paese, la mia famiglia, i miei amici, era tutto un contesto che non era positivo, ecco, non era salutare per me in quel momento della mia vita. Senti, il biglietto di sola andata per il Sud America dove esattamente? Biglietto di sola andata per San José, Costa Rica. Ma e quindi sono andato in Costa Rica e insieme a questo mio amico che mi ha aiutato veramente tanto e abbiamo iniziato zaino in spalla a girare. Quindi io con licenziamento e roba, il TFR, comunque quella roba lì, sono partito e ho iniziato a girare il Sud America partendo dal Costa Rica e andando verso giù, quindi abbiamo fatto Costa Rica, poi siamo passati a Panama e da Panama siamo andati in Colombia, dove siamo rimasti in Colombia un po' lì fermi per fare un'università di, molti diranno, cosa hai fatto in Colombia? Ho fatto un corso di spagnolo e ho scoperto un paese magnifico per tutte le dicerie, no? che si possono raccontare o le serie TV che si possono vedere su Narcos o roba varia, ho scoperto delle persone bellissime, un paese bellissimo e soprattutto una cosa che mi ha dato tanta carica è che questo viaggio è durato circa un anno e ho incontrato persone di tutte le età, cioè dal ragazzo di 18 a la coppia di 60-70 anni che avevano cambiato vita, quindi che con una piccola decisione, una piccola scelta, erano riuscite a dire, boh, parto. Quindi ho incontrato persone che hanno detto, ho lasciato tutto, e hanno detto, mi faccio il giro del mondo, persone che hanno detto, vado a vivere in Costa Rica con un Workaway, quindi un'applicazione che ti permette di, ti danno vitto alloggio e tu fai dei piccoli lavoretti, e questa cosa qui mi ha dato una carica enorme, cioè del senso si può fare, si può cambiare vita, si può uscire da quella routine maledetta, si può fare qualcosa di diverso, assolutamente. Mi ha aiutato tanto. Bello. E dopo la Colombia dove sei stato invece? Dopo la Colombia abbiamo terminato il viaggio in Messico, che non mi ha fatto impazzire, devo essere sincero, molto bello ovviamente, però rispetto a Costa Rica, Panama e Colombia, che erano posti molto selvaggi e poco turistici, quindi sono riuscito a conoscere proprio l'anima di questi tre posti, il Messico invece è molto American style e quindi non mi ha fatto impazzire, anche se comunque gusto personale. Certo. E dal Messico poi abbiamo deciso di rientrare in Italia perché io ho fatto un sacco di chiarezza mentale e quindi ho scelto proprio di rientrare in Italia perché non avevamo il biglietto di ritorno e quindi di provare a creare qualcosa, di provare a iniziare a fare qualcosa di nuovo con l'energia giusta, soprattutto con la carica giusta. Poi non sapevo ancora bene cosa, ma avevo sicuramente l'energia per fare qualcosa. Bene. E quindi penso che più o meno è quello il momento in cui ci siamo conosciuti, giusto? Esattamente. Dopo, tra le tante cose, ho avuto un piccolissimo momento del viaggio in Sud America in cui ho avuto modo di fare dei piccoli lavoretti come a contatto col pubblico. Quindi cameriere, no? E ho scoperto questa passione, diciamo, nel stare comunque a contatto con le persone. Mi piaceva un sacco e quindi ho deciso di approfondirla. E mi veniva bene stare in mezzo alle persone, mi piaceva parlare con le persone, cioè conoscere storie. Questa cosa l'ho capita tantissimo nel viaggio. E quindi ho detto, quale lavoro migliore del stare dietro bancone? Perché poi il cameriere non mi piaceva di più, volevo un po' l'ego, no? Volevo stare in prima vista e quindi ho deciso di fare un corso da bartender e quindi ho iniziato la ricerca delle varie accademie per scegliere le varie accademie e ovviamente
come tantissimi altri, sono rimasto estremamente colpito dalla Mixology Academy. Tant'è che io comprai il corso senza nemmeno venire a vederla dal vivo, perché ero ancora nella fase di viaggio, comunque ero appena rientrato e quindi mi colpì tanto il modo, già guardavo un po' di cosine, YouTube, roba varia di comunque nel, non dico marketing perché sarebbe ancora distante, però comunque mi piaceva quel mondo e vedendo Mixology Academy, che dopo un contatto mi mandò a casa la brochure, comunque un sacco di materiale già, ci rimasi molto sorpreso e poi felice della scelta che ho fatto, e infatti poi dopo ho preso e sono venuto a Roma diretto. Bene. E tu avevi seguito il Global, se ricordo bene, giusto? Io feci Global super intensivo, perché l'idea era quella poi dopo di ripartire, cioè nel senso, venendo da un viaggio bellissimo, ho detto faccio il Global 8 ore al giorno, super pesante, perché poi dopo uno parte ma non ha poi l'idea di tutti gli esami e comunque la mole di studio che c'è dietro, perché ovviamente anch'io ero partito con vodka lemon, gin tonic e spritz, no? Quelli sono. E invece poi scopri, dici, porca miseria, c'è un mondo enorme, ben lontano da vodka lemon, spritz e gin tonic, e quindi poi dopo esami, non esami, ho fatto tutto il percorso in circa 3 mesi, perché poi dopo un mese è durato il corso, l'allenamento, roba varia, gli esami, circa 3 mesi, e poi dopo non sono più partito. Sono rimasto a Roma. Io mi ricordo una sera in cui t'ho trovato dietro il bancone da Saulo, che io poi vivevo lì a San Paolo, e c'era questo nuovo locale che aveva aperto al posto del famoso brasiliano, no? Sì. E mi ricordo quella serata in cui forse lì ti ho conosciuto un pochino meglio rispetto a quando insomma eri studente a scuola. Sì, 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 mi ricordo bene quel lavoro lì, tra l'altro me lo passò Joy, sempre tra i vari contatti con l'agenzia Bartender Job, che era sicuramente meno strutturata rispetto adesso, ma tirava fuori una mole di annunci che era impressionante. E quindi finì a Saulo, uno dei tantissimi cocktail bar che ho girato, perché ne ho fatti veramente tantissimi da quando sono approdato a Roma. Ho fatto veramente ho girato un sacco di locali, e questo a causa della mia velocità in cui mi annoio, mi stanco, no? E quindi sì, Saulo era veramente molto bello. E tu hai cominciato a lavorare già prima di aver terminato anche il ciclo di esami o subito dopo? Sì, sì, no, prima. Io non riuscii nemmeno a terminare, a finire gli esami e neanche gli allenamenti, perché poi li ripresi dopo, ma era un continuo, mi ricordo questa cosa, era un continuo dei trainer che venivano lì e mi chiedevano: vuoi andare a lavorare, vuoi andare di qua, vuoi andare di là, vuoi andare di qua, vuoi andare di là. Quindi la prima volta ho cercato di sviare perché non me la sentivo, quindi mi stavo cagando sotto. E quindi no di qua, no di là, ho detto dopo un po' basta, devo andare, perché veramente me ne avevano tirati fuori una marea. E quindi ho iniziato tutto il vario percorso, il percorso all'interno dei locali. Senti, com'è stato l'impatto col bancone, quindi la tua prima serata dopo le esperienze in magazzino, in fabbrica, quindi vivere poi effettivamente il bancone come barman, che sensazioni ti ha dato? Allora, la prima volta è stato un mix di emozioni che non scorderò mai e che era quel mix che cercavo, perché era tra paura, adrenalina, divertimento, alcol, ragazze, ragazzi, è stato un mix incredibile. Mi ricordo ancora la prima comanda che mi chiesero, feci un macello, sbagliai praticamente su 3 drink, ne sbagliai 2, non era andata benissimo, però da lì è stato poi in discesa, cioè è stato veramente bello, e tra l'altro...
proprio grazie alla Mixology che mi dava tutte queste offerte, era difficile che mi fermassi fisso per tanto tempo in un posto. Quello che mi è sempre piaciuto di questo lavoro e che infatti poi dopo consiglio spessissimo a tutti i ragazzi è, cavolo, ti dà proprio l'opportunità di cambiare, cioè di cambiare aria, di cambiare posto di lavoro, di cambiare persone che hai attorno, che è una cosa fantastica perché con veramente con un click hai cambiato posto di lavoro, sei da tutt'altra parte. Ed anche perché è difficile comunque trovare l'ambiente di lavoro perfetto in cui starci magari per degli anni, cioè non è una cosa che al di là del settore, non è una cosa che ti servono su un vassoio d'argento, insomma, soprattutto quando si è giovani e magari ci si conosce anche poco, nel senso che uno deve ancora fare delle esperienze per capire quali sono le cose che effettivamente ci fanno stare meglio o meno bene, insomma. Ci vuole anche un po' di culo, diciamolo, per cui ecco la possibilità, la flessibilità di cui parli te sicuramente è un aspetto molto, molto, molto interessante. E che ti sei detto quando sei rientrato a casa dalla prima serata? Tipo, ho fatto la scelta giusta oppure ma era meglio portare i pacchi? No, ero felicissimo, cioè la prima serata ero veramente euforico, più che altro perché, cioè, mette insieme un po' tutte quelle cose che un ragazzo di 20 anni cerca, nel senso vivere la notte, tornare tardi, comunque conosce, stai in contatto con persone nella fascia serale che sono completamente diverse da quelle che poi dopo trovi anche durante il giorno, quindi all'inizio è stato veramente fantastico, tutto incredibile, e in più c'è questa cosa che sei al centro un po' della festa, no? Sei la persona a cui dove tutti vengono e che ha la possibilità di parlare con tutti, che è una cosa estremamente bella. Bene, e quindi da là insomma è cominciata la tua carriera appunto con serate, locali vari che hai girato. Sei stato principalmente a Roma comunque, no? Sono stato principalmente a Roma e ho girato veramente un sacco di locali perché poi dopo mi sono proprio allacciato a questo concetto del puoi andare da tante parti e fare tante cose e provare tanti locali diversi e quindi ne ho provati veramente tantissimi. Penso quello in cui mi sono fermato di più, saltuariamente però ci andavo, è stato il Black Market a San Lorenzo che adesso non c'è più, che era veramente un posto bellissimo, in cui sono stato quasi un anno, ma non fisso. Quindi avevo l'opportunità, anche lì ho cercato di trovare un accordo in maniera tale che mi permettesse di fare più cose durante la settimana e quindi di provare più esperienze diverse. Senti, e poi a un certo punto c'è stata un'altra evoluzione, no? Che giustamente Gabriele si annoia facilmente, non riesce a stare fermo, e quindi a un certo punto comincia a intravedersi un'altra prospettiva. E immagino che tutto sia nato dall'incontro con Angelo. Sì, esatto. Angelo, nel periodo in cui ho fatto l'accademia io, l'ho conosciuto lì come trainer. Peccato perché lui stava facendo veramente un sacco di cose a livello lavorativo e quindi c'è stato poco, mi pare 2-3 lezioni sono riuscito a incontrarlo e l'ho conosciuto lì e poi questo legame diciamo che è andato avanti perché io spesso andavo a trovarlo dove lavorava e si è creato questo rapporto che poi dopo è sfociato in Cocktail Solution, è sfociato in questo brand che abbiamo fatto insieme, che era un po' diciamo il modo per convogliare un po' le nostre energie, le nostre idee per cercare di mettere in maniera un po' più pratica tutto quello che avevamo imparato negli arco degli anni all'interno di questo nuovo brand. Ovviamente lui era a un altro livello rispetto al mio, cioè io come gli dico sempre, lui ha sfruttato me, io ho sfruttato lui in maniera estremamente positiva, no? Mi ha aiutato tanto a crescere sotto un sacco di punti di vista e mi auguro anch'io per lui. Senti, di cosa si occupa effettivamente Cocktail Solution? Che per i curiosi lascio il link, che è molto semplice, cocktailsolution.it. Raccontaci un po' questo brand, quindi che cosa fa esattamente?
Allora, Cocktail Solution nasce da un problema che ci iniziano a far notare un po' i ragazzi, no? Quelli con cui lavoravamo e quelli che abbiamo poi incontrato all'Accademia, Mixology Academy, che era un problema legato al menù. E quindi tutti quanti, come spesso capita, si finisce a lavorare in un locale che o è di nuova apertura, oppure semmai cambia gestione, oppure si deve rinnovare, come giusto che sia. E quindi è ovvio che il compito di fare il menu, di realizzare il menu, è quella del bartender. E difficilmente era un processo semplice. E quindi molti ci scrivevano, ci chiamavano, ci contattavano per chiedere un aiuto nella costruzione del menu. Ovviamente noi abbiamo sempre risposto e dato una mano a tutti i ragazzi, però costruire un menu non è una cosa semplice, ecco, che ovviamente ti posso dire o ti posso aiutare a fare con due domande o con una telefonata. È un processo molto complesso e soprattutto io poi questa cosa l'ho capita dopo, uno degli strumenti più importanti dentro un locale, insieme ai camerieri, e quindi serve un lavoro importante. Per questo abbiamo deciso di creare Cocktail Solution, che è una società, no? Che si occupa solo di fare formazione e master legati poi al menù. Quindi corsi sul menù, su come realizzarlo, e corsi master specifici sulle preparazioni homemade, ma legate al menù. Quindi che preparazioni devo inserire, posso inserire per rendere il menù migliore, più scenico, migliorare l'esperienza dei clienti all'interno del locale. Quindi e per vendere di più, poi, che chiaramente di più, è la conseguenza diretta di tutte queste cose. Esattamente, per vendere di più. E quindi abbiamo cercato poi, dopo tutta questa cosa, sfociata nel nostro corso principale, ma così è nato, insieme, in contemporanea, con la creazione di eventi. Quindi diciamo che Cocktail Solution nasce, parte con queste due cose: corsi sul menù e come facciamo a movimentare, a farci conoscere ancora di più, come facciamo a tenere le persone legate a questo progetto, fidelizzarle creando eventi all'interno dei locali. E quindi da lì poi è iniziato tutto un po' il percorso. E io mi ricordo ancora il primo, non so se era proprio il primo, comunque uno dei primi eventi grandi che avete fatto in quel locale Fusion asiatico, mi sembra, Ostiense, no? Testaccio. Era Testaccio. Bellissimo locale, tra l'altro. Mi ricordo che è venuta un sacco di gente, se non ricordo male. Sì, i primi due eventi andarono veramente molto bene. Il primo in realtà è stato al Black Market San Lorenzo, quello è stato il secondo, quello nel locale Fusion, e dove vennero circa 250 persone, noi ne avevamo previste 40, quindi avevamo le cose per 40 e tutte le preparazioni per 40-50 persone, e infatti diciamo che da lì è partito tutto. È stata una serata bellissima a certi tratti, perché ovviamente quando sei organizzato, quando riesci a organizzarti, ti diverti anche di più. In quella situazione lì è stato un po' massacrante, ecco. E poi da lì la cosa degli eventi è cominciata a diventare sempre più seria, nel senso che ci avete preso gusto. Sì, infatti all'inizio era partita come... chiamiamo gli amici, comunque io avevo girato un sacco di locali, Angelo aveva girato un sacco di locali e a livello bar molto più di me, era comunque una figura, lui non gli piace mai dirlo, però a mio avviso è uno dei bartender più forti in Italia, quindi comunque avevamo un po' un seguito, abbiamo detto invitiamo gli amici, questa cosa è piaciuta un sacco, e da lì abbiamo detto: ma perché non continuare, perché non cercare di rendere gli eventi sempre più grandi? Poi non sapevamo come, perché non avevamo la minima idea di come fare. All'inizio abbiamo ovviamente lavorato semplicemente con i social, no? Con WhatsApp, Instagram, Facebook, i canali principali, e da lì ci abbiamo iniziato a prendere gusto. Ovviamente, cosa che ripeto spesso e che è anche un po' la paura che frena tanti ragazzi, è con alti e bassi, cioè non è che abbiamo fatto solo alti.
Abbiamo fatto eventi con 5 persone, cioè, è stato tragico, ci siamo divertiti lo stesso. E certo, è chiaro che poi dopo uno può decidere di buttarsi giù o di dire, oh, ne provo a fare un altro e provo a capire cosa non ha funzionato. Quindi abbiamo avuto tanti alti e bassi, come giusto che sia, come in ogni cosa. Poi immagino che appunto facendo sempre di più avete cominciato anche ad individuare quali erano gli elementi che vi permettevano di far funzionare meglio i vostri eventi, e immagino anche che poi più o meno in quel periodo è cominciato a uscire fuori il discorso di Barman PR, no? Che quindi non so se mi puoi dire tu se vi ha aiutato anche ad incanalare quel tipo di lavoro che stavate facendo in maniera, sì, esattamente, in maniera esattamente. Noi ovviamente quando abbiamo visto la possibilità di che comunque fare eventi nei locali era vera, abbiamo ovviamente compreso anche grazie a te e Luca che ci avete seguito, ci avete anche guidato e consigliato tante volte, che le competenze solo da barman non bastavano, perché ti bastavano per mandare il messaggino e dire venite qua. Poi sì, stavamo dietro banco, facevamo i drink, però se uno voleva fare un attimo il passo un po' più lungo della gamba, servivano delle competenze di marketing, che oggi sembra sempre un parolone, dici cos'è il marketing, è truffa, è roba, e quindi semplicemente abbiamo iniziato a studiare tutta una parte che ci mancava, che era appunto lato marketing. E da lì poi dopo questa cosa è sfociata in Barman PR ed è stato veramente, veramente figo poi vedere che funzionava più che altro. Cioè vedere che, oh, allora quello che si dice non è una cazzata, nel senso se io faccio questo, poi faccio questo, poi faccio quell'altro, le cose funzionano. E veniva sempre più gente, fino a, infatti poi dopo siamo arrivati poi dopo d'estate a fare eventi con 1500-1800 persone, ovviamente in locali più grandi, però. Questa è stata una cosa interessante, perché a un certo punto avete detto ok, con Cocktail Solution facciamo un certo tipo di eventi con un focus specifico, però vediamo se si può fare anche qualcosa di diverso, no? Mi piacerebbe che raccontassi questa parte dell'altro vostro brand di eventi, perché appunto è quello secondo me che dà veramente l'idea del fatto che avete capito un metodo e quindi lo avete riapplicato da zero in mondo, tra virgolette, in un ambiente che era lontano da quello del cocktail. Sì, con Cocktail Solution ci siamo sempre focalizzati ai barman, quindi erano eventi per barman, noi facevamo formazione per barman, quindi era tutto barman. sia per stimoli nostri, sia perché poi in tanti venivano fuori e dicevano perché però se mai voi riuscite a fare gli eventi così solo perché c'è dietro quello, c'è dietro quell'altro, e quindi abbiamo detto replichiamo, vediamo se è vero, se realmente il metodo si può applicare ovunque, se realmente funziona, e quindi abbiamo detto, boh, noi facevamo gli eventi ovviamente a Roma Sud più o meno come zona, abbiamo detto spostiamoci completamente, andiamo a Ostia e facciamo la parte estiva, quindi proviamo a fare eventi d'estate a Ostia ricominciando da capo, e così è stato, abbiamo riniziato, creato ovviamente un nuovo brand che si chiama No Sleep, che non è senza mutande, per molti che ci hanno chiesto, vuol dire non dormire. E, abbiamo creato un nuovo brand e anche lì abbiamo riniziato a portare persone, con alti e bassi sicuramente, perché siamo partiti con un centinaio, poi ci sono stati eventi in cui ne sono venute 50, poi 300 e così via. Per 2 anni siamo andati avanti e abbiamo terminato la stagione dell'anno scorso, del 2022, con 1800 persone. Fantastico, fantastico. E quindi, insomma, diciamo che ha funzionicchiato il metodo.
Ha funzionato e abbiamo zittito i tanti che ovviamente le dicerie, no? Quello, quando si parla per sentito dire, non per, per cose poi reali. Però sì, il metodo ha funzionato e siamo stati molto soddisfatti, perché poi dopo, quando provi e le cose poi dopo funzionano, è figo, è bello. E questo è, immagino che sia stato il momento in cui vi siete anche sentiti, perché tecnicamente già lo eravate, degli imprenditori, nel senso che quando poi ti prendi degli accordi con una location e porti tu dei clienti che pagano, che fanno, gestisci il servizio, insomma ti occupi di tutta quanta l'organizzazione, non sei più semplicemente, con tutto il rispetto ovviamente, un barman, ma stai facendo molto molto di più, al punto da poterti permettere di non stare ovviamente neanche più dietro al bancone, cioè passi effettivamente dall'altro lato del bar e quindi immagino che avete cominciato proprio a ragionare da lì in maniera diversa. Sì, abbiamo cominciato a ragionare in maniera diversa e devo dire che la partita IVA aiuta tantissimo, quindi la partita IVA è cioè io infatti per chi ambisce un attimo a provare a creare qualcosa la consiglio a tutti, perché ti tiene il pepetto nel culo e quindi ti tiene molto attivo e quindi in realtà cioè non credo ci sia stato un vero e proprio momento in cui dici sono un imprenditore. La partita IVA aiuta tanto e aiuta a essere indipendenti, forse è quello poi la fase in cui diventi imprenditore, no? Quando riesci a organizzarti un po' di più da solo, quando riesci a mettere in pratica delle cose e vedi che funzionano e da lì abbiamo anche smesso di stare dietro bancone. Certo, capita sempre, delle volte, io soprattutto ho smesso, Angelo è innamorato perso per quegli shaker e quindi ogni tanto ci torna e abbiamo iniziato a, soprattutto è stato uno switch secondo me importantissimo, a dare più importanza ai clienti rispetto che ai drink, cosa che in questo settore qui è utopica, ma abbiamo secondo me è stato proprio lì che è cambiata l'aria, abbiamo fatto uno switch importante, abbiamo iniziato a vedere dei risultati importanti, perché scendere dal bancone e iniziare a chiacchierare con le persone, a conoscerle, no? Questo il settore hospitality si chiama, se no si chiamava homemade, preparazioni homemade, invece no, e abbiamo iniziato a conoscere le persone, a parlarci, a fidelizzarle, e già devo dire che questo bastava, perché poi dopo in un settore in cui pochi cercano il contatto, anche se è il settore della ristorazione, dei bar, dei cocktail bar, però pochissimi cercano di conoscere le persone, di semplicemente mandavamo un messaggio come era andata la serata, come vi eravate trovati, cose che anche per chi riceveva questa cosa qui erano assurde, perché io non credo di essere mai andato in un locale e il giorno dopo qualcuno mi avesse contattato per dirmi com'è andato, tutto bene, se c'è stato qualcosa che un consiglio, un feedback, e già lì c'è stata una differenza enorme, dove le persone iniziavano a venire ai nostri eventi non tanto per il drink, il bar, così, ma per ritrovarsi, no? Per stare bene e ricevere un servizio all'altezza. E alla fine si è creato, appunto, come dicevi tu, dagli ultimi eventi un bel seguito di persone. E a un certo punto questo seguito di persone, da quanto so, lo avete sfruttato per realizzare un altro piccolo grande sogno, che è Triplo. Esatto. E abbiamo deciso di fare il passo che da sempre abbiamo voluto fare, perché il sogno di avere un locale è iniziato quando ho iniziato questo mestiere, e penso che sia così per tantissime persone, tantissimi ragazzi che vanno dietro bancone, iniziano a fare i primi cocktail e iniziano già a dirsi pensa quando ci avrò il mio di locale, no? E fortunatamente e
se si può sottolineare fortunatamente, non ci sono i sottotitoli, fortunatamente ci sono state persone attorno a noi, tra cui Mixology Academy, tra cui te e Luca, che hanno fatto in modo, ci hanno comunque consigliato e indirizzato dicendoci non apritelo adesso, nel senso non è questo il momento, non si può fare così, non avete le competenze, noi in testa ovviamente era ma come, i drink li so fare, il cocktail è buono, quindi che altre competenze possono servire per avere un locale, se il drink lo faccio bene, e invece ne servono tante altre, quindi abbiamo iniziato tutto questo percorso anche per arrivare lì al locale, quindi vedere effettivamente se riuscivamo a muovere le persone, a spostarle, a invitarle agli eventi, a farci seguire, se quello che facevamo era effettivamente come ce lo dicevamo noi e quindi se piaceva. E quando abbiamo visto che funzionava, abbiamo detto ok, proviamo, lanciamoci e proviamo adesso a aprire un locale. E semplicemente non abbiamo fatto altro che replicare, cioè tutti gli eventi che facevamo in giro, tra Cocktail Solution, No Sleep, di qua di là, adesso li facciamo dentro il locale, con già un sacco di persone che ci conoscono e quindi avevano comunque ci avevano già conosciuto, sapevano già come lavoravamo, sapevano già chi eravamo e quindi è stato molto più semplice la fase iniziale. Io ho capito realmente adesso quanto cacchiarole complesso e quanto poi le persone all'epoca anch'io mi sentivo di sconsigliare, no? Ai ragazzi che dicevano voglio aprirmi un locale, no, non farlo, dai che ti servono un po' più di competenze. Adesso quando me lo chiedono, cioè mi metto le mani nei capelli perché è veramente complesso e soprattutto nella fase iniziale tu apri e chi viene? Cioè c'è un lasso di tempo tra farti conoscere e iniziare comunque a far vedere quello che fai che se non hai già un seguito ormai ad oggi cioè praticamente parti e sei chiuso. Sperando poi di aver azzeccato l'idea perché tanti aprono, e si fanno conoscere ma la gente non torna perché magari l'idea non lì in quel posto, in quelle condizioni per un certo tipo di persone non funziona e non funzionerà mai. Solo che penso che la cosa straordinaria del percorso che avete fatto noi, che è poi il modello di business di cui parliamo in Barman PR, è proprio questo, cioè di avere la possibilità di imparare delle cose senza avere dei costi fissi. Quindi, come dici tu, come faccio a portare le persone a spostarle ad un evento indipendentemente da dove faccio l'evento? Cioè, se l'evento ha un tema, un certo tipo di musica, un certo tipo di menu, qualunque cosa sia, invece di investire 80, 100.000, 150.000 euro per vedere se la gente viene, organizzo delle singole serate, quindi faccio dei test e quindi lì riesco effettivamente a capire cosa funziona, cosa non funziona, perché poi, come ci hai raccontato tu, non è che tutti gli eventi abbiano funzionato, ma ci avete messo poi tra una cosa e l'altra. Quanto tempo è passato dal primo evento fino all'estate scorsa? Passati 3 anni. Quindi sono stati 3 anni di eventi. Esatto, quindi c'è stata pure la difficoltà, insomma, di quel biennio lì. Però, insomma, avete avuto la possibilità di sperimentare, anche darvi la possibilità di imparare, di acquisire delle competenze che vi hanno permesso quindi di arrivare a far nascere Triplo. E come è andato Triplo in questi primi mesi? Io già lo so, ovviamente, ma chi ci ascolta magari non lo sa. Direi che è andato benino. È andato molto bene grazie a comunque le persone che già conoscevamo. Quindi è proprio lì, che è una cosa fondamentale, cioè è importantissimo comprendere che cioè, se noi aprivamo senza aver fatto però il percorso prima, oggi eravamo vuoti, non era proprio vuoto, ma comunque c'erano quei pochi clienti che venivano, passavano di lì o entravano casualmente, poi comunque il percorso che semmai l'avrebbe portato a essere un locale conosciuto era non più lungo, molto di più lungo, cioè
Soprattutto una cosa che ha impressionato me è che avendo voi la forza della lista clienti, quindi sapendo che avevate già questo seguito, da subito siete potuti partire con un'idea e con un organigramma, quindi un gruppo di persone che lavorano dentro Triplo, che non siete te, Angelo e uno che viene a farvi le pulizie. Ma quante persone siete adesso? Perché poi già siete aumentati da quando avete inaugurato, siete un bordello di gente. Siamo tantissimi, cosa che infatti i locali a fianco si mettono le mani nei capelli, si spaventano ogni volta che... mi fa morire perché poi spesso ci vengono a trovare e è la prima cosa che dicono, cioè quanti siete. E, siamo nove. Ed è un locale, non è, cioè nel senso è un localetto, quindi siamo in nove, questo ci permette di non stare 24 ore dentro il locale, ci permette di non stare dietro il bancone, ci permette di fare tutte delle cose, di provare a fare delle cose, perché poi questo è un percorso nuovo che altrimenti non avremmo il tempo di fare, nel senso se io oggi voglio provare a fare qualcosa, c'ho il tempo materiale perché ci sta una persona che fa quello che è la parte pratica, operativa, che altrimenti se no dovrei smazzarmi io e non mi va di fare. No, al di là di quello è per fare cose servono persone, quindi per ottenere i risultati che state ottenendo, adesso ovviamente non ci mettiamo a condividere qua i numeri, chi è venuto da Popelix Bar invece qualche mese fa li conosce bene e sono dei numeri assolutamente straordinari, soprattutto per un locale che ha appena aperto. Ecco, partire con così tante persone da pagare, cioè 9 persone in Italia con quello che costano gli stipendi eccetera eccetera, dovrebbe dare veramente un'idea di quello che state realizzando da subito, e per me ovviamente è molto chiaro perché ci sono già passato. Per tanti che ancora non hanno avuto un locale, la mentalità classica è quella del comincio cercando di spendere il meno possibile, così abbasso i costi, e questo ti mette però nelle condizioni di non riuscire a realizzare la tua idea al massimo, cioè di poter sfogare la tua fantasia, di poter fare qualcosa di veramente straordinario per i tuoi clienti. E questo è normale perché uno ha paura perché non sa che cosa lo aspetta, cioè quindi non sa quanta gente verrà, quanto incasserà. Invece fare tutto quanto il lavoro che avete fatto tu ed Angelo ovviamente vi ha permesso non solo di avere già i clienti, che quindi vi hanno permesso di essere pieni da subito, dal primo giorno, ma di potervi preparare proprio da un punto di vista strategico sull'offerta, appunto sul menu ovviamente, quindi avere delle aspettative su quelli che sarebbero stati i vostri fatturati, quindi i vostri incassi, e quindi quello che potevate permettervi di spendere, tra virgolette, la parola più corretta sarebbe investire, in costi come ad esempio quello del personale. Sì, questa secondo me è la chiave di lettura importante, esatto, che tanti magari non percepiscono. Esatto, cioè c'è un perché poi tanti dicono fai il business plan, sì, ma cioè io ipotizzo che guadagno questo, sì, ma se vengono quelle persone, c'è una linea sottile, e molti fanno il business plan e dicono sì, col business plan i conti tornano, grazie è chiaro che però dopo c'è da far venire le persone, quindi come giustamente hai detto tu, che è secondo me la cosa veramente importante da comprendere, che noi siamo riusciti a fare dei ragionamenti grazie al fatto che avevamo una sicurezza, tra virgolette, di ok, se apriamo vengono queste persone, perché lo sapevamo. E quindi poi da lì sono nate delle idee, delle strategie, ed è anche grazie a quello che abbiamo detto ok, io dietro banco non ci sto, ci mettiamo uno, perché effettivamente se la situazione va così ce lo possiamo permettere. Assolutamente sì, e questo vi dà la possibilità invece di riutilizzare il tempo guadagnato appunto delegando al vostro personale le parti più operative per poter crescere ancora di più, e quindi per poter fare delle azioni per far venire sempre più persone, per farle tornare, per sistemare i numeri, per gestirli in maniera migliore, insomma, per fare effettivamente gli imprenditori, che uno
appunto, quando dice vorrei tanto diventare un imprenditore, avere la mia azienda, quanto sarebbe figo, i soldini, e questo, il prestigio sociale, eccetera, eccetera, però poi non ha la più pallida idea di cosa significhi farlo veramente. Cioè, il lavoro dell'imprenditore può essere un qualcosa che fai 25 ore su 24 se non ti organizzi bene, se non fai le cose nel modo giusto, e quindi se non ti preoccupi di organizzare veramente il ciclo lavorativo con delle persone che poi si occupano di risolvere determinati problemi, come quello dello stare al bancone, quello dello stare in sala, quello del fare l'accoglienza e gli ordini, e chi si occupa di questo e chi si occupa di quell'altro. Quindi facile a dirsi, però poi a farsi è un altro mondo, soprattutto se uno non ha idea di dove cominciare. E, intanto c'è Daniele che ci saluta. Ciao Daniele, sempre un piacere di sentirti. Dice: felicissimo per te Angelo, per tutto quello che avete fatto e per quello che state facendo, e oltretutto per quello che mi avete insegnato, che mi ha consentito di arrivare a un grande punto di partenza come Big Mama. Mi dispiace solo non essere in Italia per passare da triplo per gustare i vostri fantastici drink. E chissà che magari tra un po', un giorno, non apriate un punto anche in Francia, dove sta il nostro Daniele in questo momento. Ma a proposito di questo, progetti futuri, io già ho sentito qualche cosina. Progetti futuri, ce ne sono tanti. Sicuramente riuscire a creare qualcosa di un po' più importante, quindi avere, semmai, aprire già il secondo locale, che non per forza deve essere un cocktail bar, perché di idee ne abbiamo un po', quindi sicuramente quello è il primo punto di partenza, non per forza a Roma, quindi ci piacerebbe spostarci, e sicuramente l'altro grande obiettivo è portare avanti e continuare questo progetto che è Cocktail Solution, che avevamo messo un attimo in pausa per concentrarci sul locale, che adesso stiamo riprendendo e stiamo portando avanti in maniera sicuramente molto più attiva, e sicuramente questi sono i due obiettivi, diciamo, a breve termine. E a lungo termine seguire un po' il percorso, sicuramente abbiamo avuto delle buone guide, dai, tra te e Luca. E sicuramente il percorso è quello, e continuare anche nella formazione, che è sicuramente un aspetto che io amo particolarmente, perché a me mi ha dato tanto, e quindi mi piace riuscire a trasmettere le mie esperienze, quindi quello che ho fatto, semplicemente a tanti altri ragazzi che hanno voglia di provare a seguire questa strada. Siamo noi i primi a essere contenti per voi, e anche indirettamente per noi, perché un conto è raccontare che abbiamo avuto i nostri locali, abbiamo aperto Mixology Academy e provare questo e quell'altro, e quindi siamo felici di quello che abbiamo realizzato in tutti questi anni. Un altro conto è aver trasmesso queste nostre competenze a delle persone come te ed Angelo, e vedervi oggi essere di fatto dei testimonial della bontà di quello che vi abbiamo insegnato. Quindi questa per noi è veramente la soddisfazione più grande, perché potrebbe anche essere stato culo, tra virgolette, per noi di aver azzeccato un paio di cose e ci è andata bene. Però poi quando invece vedi che altre persone seguono le tue indicazioni e quindi hanno un certo tipo di focus e mettono in pratica le cose che insegni, ottengono risultati come avete fatto te ed Angelo, che chiaramente avete avuto la fortuna di averci un po' più vicini magari rispetto ad altri, però poi non è assolutamente scontato quello che avete fatto, ma neanche lontanamente. E da questo punto di vista mi piace citare il fatto che un po' tutto quanto questo percorso che avete fatto anche voi, abbiamo deciso di renderlo più fruibile anche per altre persone, no? E tant'è che da qualche mese è nato il progetto Bar University, e mi piace citarlo, visto che ci sei tu in questa intervista, perché Bar University nell'arco di 3 anni, proprio come un'università, si pone l'obiettivo di trasformare delle persone che potrebbero anche avere zero competenze, cioè potrebbero anche non essere ancora dei barman o dei baristi, oppure essere dei barman e dei baristi, però voler fare dei passi in avanti. E quindi nel corso di questo programma
acquisire tutte quelle competenze manageriali, imprenditoriali, e quindi sul marketing, e sulla vendita, e sulla gestione finanziaria, e sulla gestione del personale, eccetera, 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 per poter arrivare ad aprire il loro triplo, cioè il loro cocktail bar, però non investendo i soldi di mamma e papà o dell'eredità del nonno e poi sperare che la gente arrivi, ma appunto con un progetto pensato, sviluppato con il tempo giusto per avere la possibilità, come avete fatto voi, di sperimentare, di testare, di verificare, e quindi di arrivare al giorno dell'inaugurazione, alla fine del primo mese, alla fine del secondo mese, che non dovete stare lì col panico, il terrore di come riuscire a pagare il fornitore, ma di dire: cazzarola, guarda che abbiamo fatto. Che è completamente diverso, e ve lo dice uno che col primo locale nei primi mesi già aveva bruciato non so quante decine di migliaia di euro, perché non capivamo un cacchio, cioè le cose le abbiamo dovute imparare da zero. Quindi conoscerle da prima è un attimino meglio, come ci potrai testimoniare tu. Sì, sì, è sicuramente fondamentale. Poi una cosa che volevo sottolineare riguardo a questo, alla university, comunque alla formazione in generale, è che noi continuiamo a formarci costantemente e poi parlando anche con tanti, tanti ragazzi, perché spesso qual è l'errore che si fa? Si continua a vederla come un costo e basta. Quando in realtà uno, se cambiasse parola e iniziasse a parlare di investimento, già suonerebbe differente. Quindi, oltre al fatto che è un investimento su se stessi, su comunque la qualsiasi formazione essa sia, cioè nel senso, poi adesso parliamo di university, ma può essere qualsiasi altra cosa, e oltre a questo, quindi oltre ad essere un investimento, io credo che una delle cose più importanti che poi uno scopre facendo formazione è incontrare le persone giuste, che è una cosa che si sottovaluta tantissimo, perché cioè il locale sta andando in un certo modo e comunque i progetti che ci abbiamo stanno andando in un certo modo perché oltre a me e Angelo ci sono le persone giuste, conosciute facendo formazione, cioè quindi sia erogandola sia facendola proprio, quindi investendo soldi nel comprendere come fare determinate cose, conosci sicuramente persone con una mentalità migliore, conosci persone con la giusta mentalità e quindi persone con cui collaborare, cioè già solo Barman PR sono nate un sacco di collaborazioni, Bar Wars stanno nascendo un sacco di collaborazioni, che è una cosa bellissima, perché ti trovi proprio con altre persone che hanno i tuoi problemi, che li vogliono risolvere e vogliono migliorare sotto quel punto di vista. Tra l'altro, a proposito di Barman PR, Bar Wars, anche Bar Marketing Manager, questi sono poi tutti quanti eventi dal vivo che rientrano nel programma di Bar University, che appunto si alterna tra eventi fatti proprio fisicamente di persona che lezioni video, quindi c'è una quantità di roba, è veramente un'università del bar, che appunto non si pone solo l'obiettivo di fare il martini cocktail in maniera perfetta, ma va molto 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 oltre. E insomma, ripensando un po' alla tua storia, visto che si parla di investimento, mi chiedo e ti chiedo col sorriso se quell'investimento fatto appunto sul primo corso che hai fatto con noi si è ripagato, ma diciamo che la risposta è abbastanza banale, cioè il concetto che vorrei far passare è questo, cioè se uno poi non fa quella mossa, ripeto, come dici, come sottolinei tu, non è che si tratta di studiare per forza con noi, ma il fatto di investire per se stessi, per imparare delle cose che ci insegnano a ottenere maggiori risultati, è proprio la differenza tra il restare a lavorare in fabbrica perché le tue competenze al momento erano quelle, piuttosto che fare un percorso come quello che hai fatto, diventando barman e poi libero professionista e quindi adesso imprenditore con dei dipendenti, dei collaboratori e quant'altro, perché appunto o siamo dei fenomeni o nasciamo tutti con la capoccia di Elon Musk, ma di Elon Musk magari ce n'è uno, oppure evidentemente può essere una cosa intelligente farsi spiegare delle cose prima di dover sbagliare in prima persona e quindi metterci inevitabilmente molto 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 più tempo, oppure non riuscire mai a raggiungere determinati risultati. Cioè io penso che
Poi, cioè, proprio su questo punto, io ci tengo a dirlo perché, per esempio, come Triplo noi assumiamo solo ragazzi che hanno fatto questo determinato tipo di percorso, sia che hanno fatto la university o che l'hanno fatto anche in autonomia, che hanno investito, ma comunque il concetto è non hanno semplicemente le competenze da barman, cioè hanno una visione diversa, hanno una visione più da, diciamo, libero professionista, collaboratore, verso l'imprenditore. Quindi, e ce ne sono pochissimi, cioè questo fa poi anche capire quanto, se poi uno si forma, vengono fuori decine di possibilità che ti arrivano proprio, cioè te le lanciano addosso le persone. Assolutamente. E poi mi piace ricordare sempre, come sottolinei tu, che i programmi comunque che facciamo, lo stesso Barman PR, tutti quanti i contenuti di Bari University, già da qualche mese a questa parte sono stati sviluppati ulteriormente, perché poi siamo noi i primi che continuano a studiare e quindi a imparare per noi stessi, perché l'avrò detto come un pappagallo per migliaia e migliaia di volte, ma crescere, aiutare gli altri a crescere, significa proprio che, come hai sottolineato tu, siamo noi i primi che studiano, che cercano di imparare cose nuove, che sperimentano cose nuove, per diventare dei professionisti e delle persone più valide, che sappiano fare più cose, che capiscano meglio come funziona il mondo, in modo tale da poter trasmettere quindi delle informazioni più corrette, più aggiornate, amplificate e quant'altro. E penso che se ci fossimo fermati ad aver aperto Mixology Academy non so più quanti anni fa e esserci accontentati di fare quello che facevamo, ci fossimo tra virgolette fermati, non sarebbe successo, cioè non sarebbero nate tutta quanta una serie di cose che appunto hanno portato oggi a questa università del bar, a permettere a persone come te ed Angelo di diventare degli imprenditori, ma staremo ancora lì a discutere della versata col metal pour, col jigger e di come si fa lo spritz, che per quanto mi riguarda non è che sia triste, però è limitativo, è molto limitativo, cioè dietro al cocktail, dietro al cappuccino c'è molto di più, e io penso che il settore in cui lavoriamo non è che sia per forza più bello di altri, ma ha una flessibilità, appunto, ha un'elasticità tale da permetterti di capire veramente come vanno le cose, come ragionano le persone, come funziona il mondo, e se capisci quelle cose là puoi realizzare qualunque cosa in qualsiasi campo. Quindi ecco, lì diventare l'imprenditore non è soltanto aprirsi un bar o un ristorante, ma diventa un capire come funzionano le cose e quindi poterlo replicare veramente su qualsiasi cosa. Va bene, Gabri, vuoi dare un suggerimento alle persone che magari ci hanno seguito o ci stanno seguendo in questa intervista? Beh, allora, il primo è di imparare a fare il gin tonic, sicuramente quello è fondamentale. E a parte gli scherzi, il consiglio che do è quello di cercare di prendere una piccola parte dei soldi, del budget che sia mensile, di investirlo in qualcosina. Io lo faccio tutti i mesi, poi il mese che sono 30 euro sono 30 euro, il mese che sono 1000 sono 1000, il mese che sono 10.000 sono 10.000. Non è quello la cosa, ma è di creare questa continuità, che spesso manca tantissimo, perché un sacco di ragazzi che poi rincontro, perché lavorando poi in questo settore ci si conosce, sono fermi al punto di partenza, cioè sono fermi lì. E alla domanda, ma hai fatto qualcos'altro dopo? Cioè, hai mai... ti sei mai rimesso in gioco? No, aspettano, si spera che qualcuno faccia qualcosa al posto loro, che gli dia la soluzione magica o l'opportunità di crescere, ma farsi trovare pronti è sempre la cosa migliore. Quindi questo è quello che mi sento di dire, che ho testato un po' in prima persona, ecco. Benissimo. E allora, Gabriele, ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato, è stata super interessante come chiacchierata, come intervista, e saluto le persone appunto che hanno guardato questo video, e niente,
ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao ragazzi! Ciao!